Monsignor Crociata è intervenuto alla serata conclusiva della settimana sociale della diocesi di Vittorio Veneto nel Trevigiano, dedicata ai 150 anni dell'Unità d'Italia, un cammino da completare. Il suo intervento, incentrato sulla questione meridionale e l'indirizzo del Magistero della Chiesa, naturalmente riporta subito l'attenzione sul federalismo, riforma tanto acclamata dal popolo veneto, che cela però il rischio di ulteriori spaccature se non attuata con giusti criteri. Se qualcuno vuole spaccare non fa nemmeno federalismo. Ecco, federalismo appunto perché federa, cioè mette insieme, è preoccupato di dare spazio, iniziativa a tutti i soggetti in gioco, ma nella circolazione, nel circuito, nelle relazioni unitarie di un paese che viene da una storia statuale di 150 anni, ma che viene da una storia culturale di quasi un millennio. Assecondare la necessità di riforme del paese senza perdere di vista la compagine unitaria di un'Italia che ha bisogno di rimanere tale, non per motivi nostalgici, ma a garanzia del suo futuro. Monsignor Crociata nel pomeriggio ha anche visitato la tomba del sociologo trevigiano Giuseppe Toniolo, che presto sarà beatificato.